Buongiorno, sono il professor Gianni Bisogno, sono un oncologo pediatra e lavoro presso la clinica di oncoematologia pediatrica dell'azienda ospedaliera di Padova. Il nostro centro fa parte dello European Reference Network PEDCAN, il reference network dedicato ai tumori pediatrici. E i tumori in età pediatrica sono malattie rare e quindi da anni gli oncologi pediatri si sono riuniti in reti, dapprima nazionali e poi internazionali, per cercare di condividere dati, informazioni, terapie che potessero migliorare le cure per i nostri bambini. E questo ha avuto un buon successo, infatti circa il 70-80% dei bambini affetti da tumore può essere guarito con le cure che abbiamo a disposizione. Questo però non è vero in tutte le nazioni europee. Ci sono delle differenze anche notevoli e effettivamente questo è uno degli obiettivi del nostro European Reference Network, cioè fare in modo che tutti i bambini in Europa e anche fuori dall'Europa ricevano lo stesso alto livello di cure. Questo è un indirizzo molto deciso che è stato preso da parte della comunità europea quando ha creato gli European Reference Network e noi lo stiamo mettendo in pratica in vario modo. Nel nostro ERN attualmente ci sono 81 centri in 21 nazioni diverse, abbiamo altri 11 centri affiliati, cioè centri in nazioni che non sono parte della comunità europea, ma che comunque sono in qualche modo legati a noi. In Italia ci sono 12 centri che fanno parte di questo ERN, 3 su tumori specifici, altri come Padova, che invece trattano tutti i vari tipi di tumori pediatrici. Per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo già creato delle linee guida di trattamento e diagnosi che possono essere disponibili per tutti i centri europei. Abbiamo creato, partendo molto tempo fa, un sistema di consultazione a distanza, per cui le informazioni, le competenze viaggiano senza far viaggiare il paziente che può ricevere le migliori cure nel proprio centro, e quando questo non è possibile, perché ci sono delle cure molto specialistiche, attraverso la rete ERN è possibile che il paziente da altri centri arrivi, ad esempio, qui a Padova per degli interventi chirurgici particolari, per la radioterapia o altre cose estremamente specialistiche. Ed ecco quindi il ruolo di Padova all'interno dell'ERN è appunto questo, di essere il centro di riferimento per alcuni tumori, di dare consulenze multidisciplinari. Noi ogni settimana l'oncologo pediatra, il chirurgo pediatra, il radioterapista pediatra, il patologo, il biologo si riuniscono per discutere la situazione di bambini trattati qui a Padova o altri centri italiani, a volte esteri, e cercare di dare il miglior trattamento, il miglior consiglio per trattare situazioni difficili. Un'altra delle peculiarità di Padova è che coordiniamo il registro partner. Questo è il registro, è l'unico registro degli ERN che viene coordinato in Italia e che ha il compito di raccogliere i dati dei pazienti con tumori estremamente rari, cioè ci sono bambini che hanno dei tumori così rari, 10 tumori l'anno in Italia, per esempio, per cui è difficile stabilire delle linee di diagnosi e di cura. Raccogliendo i dati in tutta Europa, ed è questo quello che abbiamo iniziato a fare, cercheremo di capire meglio qual è la storia naturale di questi tumori estremamente rari, quali sono le terapie più efficaci e potremo quindi trattare con maggior cognizione di causa questi bambini e anche dare un supporto alle famiglie che quando si trovano di fronte a quando hanno un bambino, un figlio con un tumore molto raro, fanno veramente fatica a trovare delle persone competenti. Ecco, poi Padova è particolarmente legata allo sviluppo degli ERN perché abbiamo partecipato alla costruzione degli ERN anche prima che fossero lanciati dalla comunità europea e questa è la foto che si può vedere nell'home page del ERN PEDCAN che, come vedete, è stata scattata proprio qui a Padova.